avuto questo problema. È il colletto bianco, è il funzionario di banca, e lì non è un problema, mi permetto di dire all'esponente del Corpo Forestale dello Stato, se quei 900 infrazioni sono infrazioni, diciamo, formali o sono infrazioni, diciamo, illegalità vere. Il problema è che attraverso le infrazioni informali passano oggi i delitti veri nel riciclo dei rifiuti. E il problema sarebbe quello di riuscire a distinguere nelle infrazioni formali, quelle che sono pure infrazioni formali, diciamo errori amministrativi, burocratici, da quelle che sono invece cambio della carta, passaggio di categoria, anche quelle sono, diciamo, come dire, no, cambio di codice, però le infiltrazioni mafiose passano da là. Il ciclo illegale dei rifiuti passa attraverso il cambio di codice, il cambio della carta, il cambio della destinazione e quant'altro. E l'altra cosa che diceva pure Grazia nella conferenza che abbiamo fatto 2 giorni fa a Roma, il problema è che oggi le mafie non si identificano più in quella struttura che controlla il territorio. Le mafie si sono globalizzate e vivono nel controllo dei mercati. Alle mafie oggi controllare il territorio non gliene frega più niente. Se nel Veneto si continuano a inseguire questa idea, diciamo, novecentesca delle mafie come strutture organizzate che controllano il territorio, magari girando con la coppola la rubata, ragazzi, stiamo cercando una roba da cineteca, non quello che è oggi. Quello che è oggi sono i controlli, certo, non ha senso, perché l'autocertificazione è un invito a nozze ad aggirare la regola. Però se io contemporaneamente taglio, adesso non so se questa spending review ha tagliato pure il funzionamento delle app e di tutte le agenzie di controllo, non mi sembra, almeno da quello che si è capito, però obiettivamente anche il sistema app avrebbe bisogno di essere fortemente, diciamo, rinvigorito, perché ci sono alcune regioni in Italia in cui l'app ancora non è arrivata a maturità. Allora mi sembra che, diciamo, questo, la situazione è veramente complicata da questo punto di vista. Aggiungo un altro elemento di complicazione, che è un po' una battuta, ma mi viene in mente sentendo di parlare. Io non vorrei che il fatto che ci sia, come dire, una dimensione un po' troppo adolescenziale nel nostro paese, nel senso che il giovanilismo che impera come cultura diffusa comporta anche il fatto che per gli adolescenti è fondamentale violare le regole, cioè le regole nell'adolescenza si esistono perché devono essere violate. Ora, siccome l'età dell'adolescenza si sta allungando molto in questo paese, arriva fino a 50 anni, ogni tanto mi sento adolescente, poi io non vorrei che poi questo, diciamo, in una pseudo, è un po' da pseudo psicologo, non sono psicologo, insomma, non vorrei che proprio questo poi, il fatto che sia un, il fatto di violare le regole spesso è visto come un bollino qualitativo, diciamo, è un dato, è un pregio, non è un difetto. Chiudo su un aspetto, io non sottovaluterei neanche, l'amico di Liberi è andato via, anche qui a vedere in mezzo un bicchiere pieno, questo paese di confronti dell'illegalità, eccetera, quando si tratta di dare risposte emotive è fortissimo. Noi abbiamo manifestazioni nazionali di Libera, di anno dopo anno, in corte, in piazza, 100.000 giovani, persone, le manifestazioni della pace altrettanto, c'è un movimento molto trasversale che guarda gli scout, ai centri sociali, il movimento dell'università di questi anni è stato anche un movimento di grande partecipazione, ma anche movimenti con cui noi abbiamo molto a che ridire, diciamo così, come il notario, in realtà sono portatori di un'attenzione al proprio territorio, ad alcune cose. C'è anche una parte positiva, però fino a che si tratta di dimensioni emotive, quando quelle si trasformano in progetto di paese manca. E mi permetto di dire che la politica e i pubblici amministratori sono, come dire, facitori di modelli di paese. Cioè, se la politica non è in grado di dire a livello nazionale e a livello locale in che direzione ci si deve muovere, qual è l'idea di paese su cui andiamo, quali sono le grandi sfide su cui ci si misura, è complicato che noi chiediamo questo ai singoli cittadini. Dal basso si fa un po' fatica a dire dove deve andare a finire il paese. Allora l'idea di città e l'idea di paese sono due
abbassare il profilo della discussione. Io non so se le prossime scadenze elettorali saranno l'occasione in questa direzione, qualcosa mi dice di no, ho paura si continuerà a discutere sempre delle stesse cose, anche se Berlusconi non sarà più in campo, ma il problema fondamentale è che non c'è nella politica nazionale due idee di paese, l'un contro l'altro contrapposta, cioè un'idea molto sbriciolata, poco colta, in cui le cose che contano sembrano essere altre più che quelle dei grandi valori. Io ho paura che fino a che la politica non riesca a riprendere il respiro progettuale per farti prendere tre volte. Beh, grazie a tutti per aver assistito fino alla fine. Per informazioni avete la mia osservatoria che è attivo. Sono colletti bianchi, persone che parlano le lingue, persone istruite, colte, che lavorano in quella zona grigia, che fanno interessi di una imprenditoria che ha la forza, ha due forze. Una, che per principio non segue le regole, e la seconda è che ha un sacco di denaro a disposizione. Queste sono le caratteristiche delle mafie oggi. Non è più il controllo del territorio, è il controllo del mercato o dei mercati. E il controllo del mercato riescono ad averlo ancora di più perché siamo in una fase di crisi economica. E qui il vero problema è il rapporto con il mondo delle imprese. Perché, francamente, lo dico molto tranquillità, che l'impresa che fornisce materia prima al traffico illegale dei rifiuti ha lavori in Veneto, in Lombardia o nel Lazio, a me francamente non mi cambia il problema. Ma, e non è il problema se la regione un anno sta un po' più avanti o sta un po' più indietro. Noi dobbiamo fornirci gli strumenti che ci impediscono questo fenomeno. E gli strumenti, anche e soprattutto in una fase di crisi economica con scarsissima liquidità come l'attuale, e poi riuscire a svendere i rifiuti vuol dire abbattere molti costi di un'impresa, non è che non c'è, è solo una cosa che bisogna togliersi dal tavolino, significa abbattere di molto, cioè migliorare di molto il bilancio ambientale. Il problema che io vedo è che le aziende, le imprese devono riuscire a non operare servendosi di questi vantaggi che gli fornisce l'Indrangheta, la Camorra, quello che volete voi, e a ho perso il filo della parola, e vabbè, mi torneranno. Scusate, ma è una stanchezza ogni tanto, no? Stanchezza, guarda, la rabbia dura. Vabbè, su questo ci dico. Stavo dicendo, scusatemi, il rapporto con il mondo delle imprese. Allora, il presidente di Confindustria, nella sua relazione di insegnamento un mesetto fa, ha sostenuto che il binomio legalità e impresa è un binomio fondamentale. Io sono felice, che ci sia stata questa presa di posizione ufficiale. Vorrei però passare dalle parole ai fatti. Perché se è vero che il mondo della mafia e dell'ecomafia in particolare sta diventando un mondo che invade il mercato, le imprese sono le prime responsabili sul fronte, molto più degli enti locali, molto più dei singoli cittadini. E a questo proposito, non so se era questa la situazione che facevi tu prima, Virginio, però il Veneto è in Italia, lo presenteremo martedì, il rapporto il 10 prossimo mese, la prossima settimana, il rapporto sui comuni ricicloni, è la regione, credo, terza in assoluto, ma che comunque ha le migliori esperienze nella raccolta differenziata dei rifiuti. Quindi io tendo a pensare che, siccome è molto avanzato il sistema della raccolta differenziata e del ciclo legale virtuoso del trattamento dei rifiuti urbani, gran parte di tutto quello che succede nel mondo dei rifiuti abbia a che fare con i rifiuti speciali e nocivi. Ed è per questo che penso che al fronte, in prima fila, ci sono soprattutto le aziende e le imprese, piuttosto che gli enti
degli enti locali. Allora, la cosa che, e chiudo, su cui secondo me noi dobbiamo ragionare, è in questa modifica di profilo, in questa zona grigia che è molto importante, molto consistente. Oggi la lotta alle mafie passa attraverso una serie di misure, e su che cosa dobbiamo fare, forse vale la pena discutere a fondo, che apparentemente non sono contro le mafie. Per esempio, il massimo ribasso negli appalti dovrebbe essere eliminato, perché in una fase di crisi è lì che passano le mafie, perché sono le uniche che hanno la disponibilità di cash. Il fatto che i comuni possano, diciamo, provino a rimettere in sesto le loro casse attraverso gli oneri di urbanizzazione, oltre a essere la causa scatenante del consumo di suolo e dell'esplosione del rischio idrogeologico nel territorio, anche quello diventa uno strumento di penetrazione da parte di quelle strutture, Lombardia, in Ndrangheta in prima fila su questo, che hanno i capitali da investire. La legge sulla corruzione, che è in discussione in Parlamento, o mette dei paletti veri per eliminare la corruzione nella pubblica amministrazione, oppure la pubblica amministrazione sarà sempre ad altissimo rischio di corruzione e di collusione con le mafie. La gestione dei beni confiscati e la cosa che si è messa in giro qualche tempo fa, qui devo dire purtroppo anche per responsabilità del ministro Cancellieri, di vendere i beni confiscati che non si riescono a sbloccare, è un invito a nozze, perché io non faccio altro che consentire alle mafie, che ti ripeto sono gli uniche che hanno i soldi, di andarsi a ricomprare quello che gli è stato confiscato, e quindi significa ammazzare quell'operazione che è quella del sequestro dei beni materiali, che è stato uno dei grandi strumenti vittoriosi di lotta alle mafie in questi anni. Ecco, per cui accanto all'inserimento dei reati, della questione che riguarda le ecomafie, nei reati ambientali, in un titolo nuovo del codice penale, queste altre misure sono fondamentali, perché, come diceva qualcuno una volta, se noi non asciughiamo l'acqua dove nuotano i piranha, io poi quelli continueranno, diciamo, a vivere e a moltiplicarsi. Per cui quello che è molto interessante, anche su scala locale, è capire come si può intervenire con delle regole che apparentemente non c'entrano nulla con le ecomafie, ma che cominciano ad asciugare il brodo di coltura di questa illegalità organizzata. Grazie. Grazie a Vittorio.